Un'assemblea, un incontro di un folto gruppo di imprenditori delle aree industriali di Fosso Imperatore e Casalzano per discutere e per tentare di trovare soluzioni, chiaramente insieme agli organi amministrativi competenti, ai problemi delle aree che impediscono di fare programmi a lungo termine. Con toni pacati e tranquilli, gli industriali si sono confrontati, hanno chiarito dapprima a se stesse, anche se non ce n'era necessità. E poi si è addivenuta alla soluzione di chiedere un incontro al sindaco avvocato Manlio Torquato e all'amministrazione per discutere e confrontarsi senza ulteriori lunghi tempi sull'urbanizzazione dell'area e sui permessi a costruire per lo sviluppo e la possibilità di dare opportunità di lavoro ai molti giovani disoccupati. Gli imprenditori hanno alla fine dell'incontro scelto delegati per l'incontro con le autorità, i quali potranno proporre al sindaco che per quanto attiene la urbanizzazione dell'area, essi sarebbero disponibili ad assumersi l'onere dei lavori. Ma ascoltiamo i protagonisti. Allora, stasera Esatto, un ente giuridico. abbiamo indicato questa strada noi tecnici per questo, sulla fattibilità dell'opera. Certo che lo strumento migliore è quello di realizzare un consorzio, una qualunque altra forma associativa che permetta di far confrontare gli imprenditori con l'ente in modo più semplice, più veloce e formalmente più corretto. Il motivo principale su cui verte la questione è sul discorso che l'amministrazione dovrebbe rilasciare questi famosi permessi a costruire affinché le imprese possano dare inizio alla costruzione e alla realizzazione di opifici industriali. E non solo, perché si parla anche di opere di urbanizzazione. Sicuramente, sicuramente, è un nodo che purtroppo, ahimè, unanime, è un guaio del territorio dell'agro nocerino sarnese, l'assenza di urbanizzazione che non consente, non solo porta dei costi, ma soffoca le imprese nello svolgimento della propria attività industriale. Noi già da qualche anno che colloquiamo con l'amministrazione abbiamo protocollato una proposta a marzo del 2018, dove proprio in questo senso ci proponevamo come alternativa a realizzare queste opere di urbanizzazione, in quanto ritenevamo anche essere una soluzione giusta per questi problemi che in questo momento l'amministrazione sta affrontando. Quella proposta fatta da voi è Sì. stata accettata. Ma sembrerebbe che sia all'esame da parte dell'ufficio legale, avrebbe avuto anche in questo senso dei pareri favorevoli. È ovvio che comunque adesso è una questione solamente politica, una volontà politica nell'attuare questa soluzione e noi siamo qui ad aspettare in maniera collaborativa affinché si possano risolvere realmente i problemi di Avete questa chiesto realtà. Siamo riuniti questa sera perché appunto forse abbiamo trovato una svolta, una quadra nel riuscire nel nostro intento, quello appunto forse come diceva prima Gaetano di riuscire a intavolare una discussione col comune che ci dovrebbe portare alla realizzazione di questi opifici e quindi all'urbanizzazione di cui lei sentiva prima. La volontà degli imprenditori nocerini a voler sviluppare questo territorio c'è. Abbiamo pensato che le esigenze dei territori sono diverse e forse sarebbe anche giusto fare un consorzio che rappresenti Casarzano, un consorzio che rappresenti Fosso Imperatore, in modo da essere ancora più costruttivi. E questa è stata la proposta di questa sera.